Abbiamo qui la grande onore di Don Luigi Maria Epicoco. In Italia è ormai forse le biblioteche non possono contenere le sue relazioni sulla parola di Dio, e esercizi spirituali, conferenze, insomma è dappertutto, non so come fa, ma è dappertutto. In più fa servizio, sì, no, in più fa servizio a Santo Padre, perché oltre a far parte del, è stato nominato assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editoria dell'Osservatore Romano, ma sappiamo che prepara anche le omelie oppure le udienze, no? So la storia di San Giuseppe, le udienze di San Giuseppe. E noi abbiamo un amico in comune, Don Francesco Cosentino, insieme a Sor Carla, e sappiamo di questa, il Papa regala i suoi libri anche alle persone che gli fanno visita. Per punirli. Dice, tu ti sei comportato male, ti do un libro di Epicoro. Bene, lui è un prete della diocesi dell'Aquila, ma è nativo della Puglia, siamo io, anche io pugliese. È stato preside dell'Istituto Superiore delle Scienze Religiose all'Aquila, teologo e filosofo, docente in varie università pontificie, e quest'ultima nomina al Dicastero da parte del Sommo Pontefice. Gli ultimi libri, proprio gli ultimi, sono uno che è stato regalato a Sor Maria de Lourdes, che in principio erano fratelli, e l'ultimo è la scelta di Enea, che suggerisco di acquistarlo perché è stupendo. In questi ultimi anni ha allargato la sua attività di predicatore della parola di Dio con conferenze, interviste, libri, eccetera. Ispira molti giovani, ma non solo. Ispira tutti a seguire Gesù, basandosi sulla verità del Vangelo e liberandosi da tutto ciò che può ostacolare il cammino di fede. Troviamo le sue catechesi tutti i giorni, le troviamo su diversi siti web, anche su YouTube. Ecco, qua avevo scritto che Santo Padre regala i suoi libri alle persone che vanno a trovarlo, ed è continuamente chiamato per le sue catechesi in tutta Italia. Nonostante miriadi impegni e appuntamenti, il suo annuncio è sempre fresco. Una bella missione. Non faccio la lista dei libri, ma dico che noi siamo pronti ad ascoltarla. Adesso possiamo fare il canto allo Spirito Santo. Vieni Spirito Creatore, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Allora, buongiorno a tutte. Sono io felice di essere qui a condividere con voi un pezzettino di questi giorni che immagino e spero che siano giorni di grazia. Perché quando si è insieme, lo si è non semplicemente per pianificare come un'azienda, no? Ma per mettersi in ascolto della parola di Dio che ci indica la sua volontà.
Molto spesso la volontà di Dio contrasta persino con i nostri programmi, con i nostri piani. E la nostra prima conversione, soprattutto nella vita religiosa, non è tanto quella di rompere con il peccato. Questo si spera che una persona l'abbia fatto anche prima di entrare in un'esperienza religiosa, ma quella di conformarsi pienamente alla volontà di Dio, soprattutto quando la volontà di Dio è sempre molto più profonda, più ampia della nostra volontà e dei nostri piani. Se la volontà di Dio fosse il bene e ciascuno di noi invece fosse capace semplicemente di male, sarebbe molto facile dire: questa è la volontà di Dio e io invece compio il male, allora devo smettere di compiere il male per compiere il bene. Invece la difficoltà che a volte avviene all'interno della Chiesa è che noi ci troviamo davanti a tante esperienze di bene e quindi possiamo fare tante cose buone, ma non tutte le cose buone che possiamo fare sono volontà di Dio. Quindi la più grande delicatezza che noi dobbiamo avere, soprattutto in questi giorni di grazia in cui si è insieme per ascoltare la parola di Dio, è proprio quello di capire, in mezzo a tante cose buone che possiamo compiere, quale in particolare il Signore ci sta indicando. Ovviamente mi piacerebbe dirvi che io so la risposta, ma in realtà non la so nemmeno io. Ma questa mattina vorrei condividere con voi alcune riflessioni che non sono mie ovviamente, ma vengono dalla parola di Dio, dalla parola del Vangelo, e questa parola di Dio, questa parola del Vangelo spero che possa suscitare dentro ciascuno di voi come una sorta di criterio di discernimento per riuscire a guardare le cose da un'altra prospettiva. In questa mia prima parte, in questa mattina, la mia meditazione si terrà sul capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Ho ricevuto da voi stesse questa indicazione e ne sono stato molto felice. Il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 17. Permettetemi prima di leggere questo brano e poi darò una traccia di meditazione che spero possa esservi utile. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Tutti noi sappiamo che il Vangelo di Giovanni, a differenza degli altri Vangeli, cosiddetti Vangeli sinottici,
ha un modo di raccontare la vita di Gesù che è completamente diverso, non si muove sulla linea della cronologia, cioè non ci dice semplicemente è nato, ha fatto delle cose, è morto e risorto. Questo è uno schema classico che troviamo nei Vangeli sinottici. Quando leggiamo Giovanni, noi leggiamo sempre ciò che è nascosto sotto le storie, cioè capiamo sempre che Giovanni ci sta comunicando una verità molto più profonda della semplice narrazione di una storia. Questo fa sì che ogni versetto del Vangelo di Giovanni è intenso. E in realtà abbiamo letto 17 versetti del capitolo 15, ognuno di questi meriterebbe una giornata di ritiro. Io ho fatto una scelta, cioè ho pensato di dividere questa mia prima meditazione in alcune parti che spero, servano a dare almeno delle indicazioni, ma poi ognuno nella propria preghiera, nella propria riflessione può approfondire e fermarsi magari su una parola che è diversa, una parola che più gli risuona interiormente. In questi giorni, mentre mi preparavo ad essere con voi, ho letto qualcosa della vostra fondatrice e mi è sembrato la chiave di lettura più bella di questo brano del Vangelo. Perché noi dimentichiamo che l'incontro con Dio è un incontro che cambia la vita, ma è un incontro traumatico. Che cosa voglio dire che è un incontro traumatico? Molto spesso l'incontro con Cristo è un incontro che taglia. Esattamente come succede quando in questa immagine che Gesù usa nel Vangelo una pianta viene potata. Ora, l'immagine di una pianta che viene potata è una immagine di una pianta che riceve traumaticamente dei tagli all'interno della propria vita. Soltanto col tempo si capisce che quel taglio è un bene. In quel momento quel taglio fa solo male. Allora, noi dobbiamo immaginare che ci accadono personalmente alcune cose nella vita che non comprendiamo immediatamente. Veniamo contrastati, viviamo delle difficoltà, abbiamo dei grandi desideri che poi vengono negati, no? Il desiderio della vita religiosa, entri in un convento e poi la salute viene meno e devi andare via. Devi provare un altro capitolo della tua storia da un'altra parte e poi così via, i contrasti intorno, dentro. Insomma, la nostra vita molto spesso è fatta di avvenimenti che nel momento stesso in cui noi li viviamo non li comprendiamo. Il primo atteggiamento interiore che dobbiamo avere è che la nostra vita è nelle mani del Signore. E anche quando la nostra vita è fatta da cose che percepiamo come ingiuste, non buone, dobbiamo partire dal presupposto che se Dio lo sta permettendo, sta facendo qualcosa per noi, anche se a noi è ancora misterioso, anche se a noi è ancora sconosciuto. Prima di spiritualizzare questo meccanismo, vorrei invece che noi ci riprendessimo il lato molto umano. Cioè, ognuno di noi, quando il Vangelo ci chiede di riconciliarci con la nostra storia, ci sta dicendo fondamentalmente che la nostra storia è fatta anche di incidenti di percorso, di cose che non ci sono piaciute, di cose che abbiamo subito, di tagli che ci hanno fatto del male. Ma se cominciamo a leggere tutto questo come un'opera che il Signore sta compiendo dentro la nostra vita, allora siamo disposti anche ad accogliere questi tagli, ad accogliere anche questa contraddizione. Nel vostro apostolato, nella vostra esperienza, magari vi trovate ad avvicinarvi a persone che stanno vivendo delle situazioni esistenziali molto difficili, che si trovano a vivere una vita che è segnata dal trauma, cioè da alcuni tagli. Soltanto una persona che su se stessa ha fatto l'esperienza di vedere come il Signore sa trarre il male anche dalla sofferenza può annunciarlo anche agli altri. Allora, questa immagine iniziale la vorrei tradurre, ve la voglio consegnare questa mattina, in questo modo. Il più grande impedimento alla santità di ciascuno di noi, come singoli e come comunità, è il nostro io. Cioè siamo noi stessi il primo ostacolo. E il nostro io è fatto soprattutto di un desiderio profondo di affermarsi. Noi lo chiamiamo l'orgoglio.
e la chiamiamo la superbia. Ma fondamentalmente c'è un desiderio molto umano di dire io esisto. Più una persona non si sente voluta bene, più sente il desiderio di affermare se stessa, cioè di dimostrare che esiste e di dimostrare che la sua vita è amabile. Quindi capite che quando una persona ha un io molto sproporzionato, cioè vuole affermare molto se stesso, significa che lì c'è una grandissima carenza di amore. Che cosa ci insegna Gesù? Che da quando lui entra dentro la nostra vita, ci ama fino al punto in cui ognuno di noi può dire non ho più bisogno di dover convincere nessuno che esisto. Perché lo sguardo di Gesù riempie questo mio bisogno profondo di sentirmi riconosciuto, riconosciuta. Cioè, l'errore che noi facciamo anche quando guardiamo la vita dei santi, anche quando magari possiamo vedere la vita della vostra fondatrice o l'esperienza del vostro istituto negli ultimi decenni, eccetera, ma guardando anche la storia della Chiesa, è pensare che la santità, sia una sorta di sforzo sovraumano nel cercare di contrastare il nostro orgoglio e la nostra superbia. Quando una persona lavora così contro se stessa, in realtà si fa violenza, non si sta santificando, molto spesso si sta facendo del male e quel male non tira fuori nessun bene, nessuna santificazione. Il punto di partenza di ogni cambio di rotta nella nostra vita viene dal fatto se ci sentiamo o no molto amate da Gesù. Quando una persona si sente molto amata da Cristo, allora è disposta a far diminuire il suo io. Voglio darvi un'immagine molto familiare, perché magari questo può convincervi di più interiormente. Se un bambino piccolo si sente solo in una stanza, che cosa fa? Grida, piange. Il suo pianto e le sue grida sono per attirare l'attenzione. Ma quando arriva la mamma e lo prende in braccio, non ha più bisogno né di piangere né di gridare, perché ha trovato quello che stava cercando. Ora, molto spesso la nostra vita è così, noi che gridiamo e piangiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, anche senza per forza gridare e piangere. Ma quando troviamo Gesù che ci prende in braccio, non abbiamo più bisogno di far questo, perché abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. Ora, è una domanda molto seria. Noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza? E soprattutto un istituto che si fonda su una teologia del cuore di Cristo ha chiaro che più di tutti gli altri il suo punto di partenza è un'esperienza viva dell'amore di Cristo. Non è una santità, ripeto, poggiata sui muscoli, sulla forza di volontà, ma è una santità che nasce e si innesta nell'amore, nell'esperienza profonda dell'amore. Quando una persona si sente voluta bene, attenzione, si lascia fare qualunque cosa, quando si sente voluta bene. Quando una persona non si sente voluta bene, anche se tu gli fai un bene, la prende male. Allora, immaginate anche nelle dinamiche relazionali di una comunità, questo succede, no? Se io mi sento voluta bene, allora accetto anche un'indicazione, un ministero, una missione, eccetera. Ma se io non faccio un'esperienza di sentirmi voluta bene all'interno della mia comunità, anche quando una persona mi sta dicendo una cosa che è per me, che è a mio vantaggio, io mi metto sulla difensiva. Ora, queste dinamiche che sono umane, noi le dobbiamo contrastare domandandoci se all'origine della nostra vocazione, all'origine dell'appartenenza a un carisma, c'è una fortissima esperienza dell'amore di Cristo. Allora, che cosa significa tutto questo? Significa che, come ci insegna San Paolo nella lettera ai Romani, tutto concorre al bene di coloro che amano Cristo. Cioè, quando io comincio a vivere questa esperienza profonda di amore, tutto quello che caratterizza la mia vita, tutti i tagli, le ingiustizie, le cose belle, le cose brutte, le accolgo come qualcosa che viene dalla mano di uno che mi ama. E questa esperienza dell'amore
fa sì che noi passiamo dalla logica dell'apparenza alla logica del frutto. Perché, dice Gesù, un albero o la vite si taglia? Perché smetta di produrre soltanto foglie, ma quell'albero, quella vite, comincia a produrre uva mangiabile, comincia a produrre dei frutti che possano essere utili. Allora, la nostra vita in realtà è esattamente questo, passare dalla logica dell'apparenza alla fecondità. E questo è molto importante domandarcelo, cioè se noi abbiamo fatto questo passaggio o se viviamo ancora nella logica dell'apparenza. Guardate, non è un fatto di apparenza secondo la logica del mondo. Lì sarebbe molto semplice smascherare questo meccanismo. A volte noi viviamo una logica dell'apparenza nella nostra vita spirituale, nel nostro rapporto con Cristo, nel nostro ministero, nella nostra missione. Ad esempio, una persona che vive di apparenza è come se volesse convincere Dio di essere brava. Convincere Dio, e non solo Dio, anche tutto omnia clero e commisso, dice una frase latina, cioè tutti gli altri che sono lì intorno, che io valgo la pena, che io ho capito, che io ho intuito, che ho fatto la cosa giusta, ma tutto questo invece di giudicarlo e di additarlo come una cosa brutta, dobbiamo accoglierla con misericordia, perché in realtà rivela che alla base manca un'esperienza profonda dell'amore di Cristo. Ora, l'amore di Cristo è una cosa che si imprime dentro la nostra vita, ma ha bisogno costantemente di essere rinnovato. Cioè, noi possiamo abituarci a questo amore e a un certo punto possiamo dimenticarci di questo amore. Possiamo abituarci talmente tanto a questo amore da non riuscire più a vederlo. Ecco perché servono dei momenti all'interno della nostra vita in cui ci fermiamo per accorgerci di nuovo da dove siamo partiti, qual è la radice vera della nostra vita, della nostra chiamata. Gesù dice che lui è venuto a portare dei tagli e dice: voi siete già mondi, cioè siete già tagliati, perché avete ascoltato la mia parola. Ecco, qui voglio passare a una seconda fase di questa mia riflessione. La prima cosa che vi ho detto è che i primi tagli nella nostra vita ce li dà la vita stessa, la nostra famiglia, le amicizie che abbiamo vissuto, le nostre consorelle, quello che viviamo ogni giorno, gli eventi della nostra esistenza molto spesso sono dei tagli che il Signore opera. Cioè, lui ci porta fino al punto di convertirci da una logica dell'apparenza a una logica della fecondità. Ma c'è un secondo aspetto, e qui, non conoscendo in maniera profonda la vostra vita come congregazione, come istituto, ve la indico semplicemente perché è presente qui nel Vangelo. E cioè, è il rapporto con la parola di Dio. Gesù dice che chi ascolta la parola è già mondo, cioè è già tagliato, è già pronto. Perché chi frequenta la parola di Dio lavora costantemente su se stesso. Allora, l'alternativa la sapete qual è? Quando non c'è la parola di Dio che ci guida, noi rimaniamo in compagnia del nostro buonsenso, dei nostri programmi, di ciò che secondo noi è giusto e sbagliato, di quelle che sono le logiche di cui ci siamo convinti come maggioranza, come minoranza, ma non è detto che questo è anche lo sguardo di Dio. Non è detto che quella è la cosa giusta. L'unica cosa giusta che ci dovrebbe guidare e ci dovrebbe rendere un'unica cosa è avere tutti insieme una fedeltà profonda alla parola, come l'unica cosa che dovrebbe lavorarci interiormente. Vi faccio un esempio, una cosa che incontro spesso nella mia vita, soprattutto quando ho a che fare con i laici, ho a che fare con i giovani, no? Voi sapete che, ad esempio, l'esperienza del perdono è un'esperienza romantica finché non capiti tu. Quindi, finché non capiti tu, è bello poter dire: quante volte devo perdonare il mio fratello? 70 volte 7, oh, quanto è buono il Signore, e ci chiede anche a noi di essere buoni.
Ecco, provate voi a subire una sofferenza, un torto, e il Signore ti dice, devi perdonare. Allora già cominciamo a resistere. Quante volte, Signore? 7 volte? No, 70 volte 7. Sapete cosa scatta dentro la nostra testa? Dice, capisco che devo perdonare, ma qualcuno deve pure educarla questa persona. Qualcuno deve anche dirgli a questa persona che non può agire in questo modo. Qualcuno, voi capite, ci mettiamo subito il nostro ragionamento, che è molto umano e oserei dire che è anche molto giusto, secondo la logica del mondo. Ma, mie care sorelle, chi seguiamo noi? Se seguiamo il Vangelo, dobbiamo metterci in una logica completamente diversa. Allora uno dice, ma se io agisco in quel modo, gli altri, si direbbe a Roma, non so come tradurranno i vostri amici, me se magnano, cioè mi mangiano gli altri se io agisco in quel modo. Ma è il Signore che ci chiede di agire in quel modo. Quando lui ci dice porgi l'altra guancia, gli altri dicono che sei debole, sei fragile se tu porgi l'altra guancia, devi farti rispettare. Allora, voi capite che c'è una logica del mondo molto convincente e una logica del Vangelo che molto spesso contrasta con la logica del mondo. Qual è la difficoltà che noi viviamo? È che viviamo in un contesto ecclesiale, portiamo addosso un abito religioso, abbiamo fatto delle scelte, ma fondamentalmente noi continuiamo a pensare come pensa il mondo. Allora ditemi, qual è la differenza che portiamo nel mondo? L'abito che indossiamo? Non può essere questa la differenza. C'è un brano del Vangelo che ci mostra in maniera molto chiara questa cosa. A un certo punto Gesù domanda ai suoi discepoli che cosa la gente pensa di lui. Vi ricordate questo brano, no? E tutti dicono, dicono che sei un bravo maestro, un profeta, la risurrezione di Giovanni Battista, quest'altro. E poi a un certo punto gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il secondo brano che abbiamo appena ascoltato, che ci guiderà in questa seconda parte della nostra mattinata, è tratto dal capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 31 al versetto 37. Ma prima di dire una parola su questo brano vorrei fare una sorta di sintesi di quello che abbiamo detto nella nostra prima parte, così in maniera sintetica dirvi questo. Credo che la parola che abbiamo prima ascoltato ci abbia dato una chiave di lettura molto importante. In questi giorni, inevitabilmente, guardando la vita della vostra comunità, la vita della vostra congregazione, del vostro istituto, avrete lo sguardo pieno anche non soltanto di tutto ciò che di bene il Signore ha operato, ma anche di tutte le fragilità, le debolezze, no? Che possono esserci. Vi accorgerete che voi, come la Chiesa in questo momento storico, stiamo vivendo tutti un momento di crisi. Alcune cose che fino a ieri erano così affidabili, oggi non lo sono più. Ed è un mondo che sta finendo. Noi tante volte mi capita di dire che abbiamo avuto il destino di nascere non prima, non dopo, ma in mezzo a un cambiamento. Non facciamo parte del passato, così da sentirci rassicurati di tutto quello che il passato aveva come una tradizione forte. Non siamo nemmeno nel futuro, dicendo ok, abbiamo risolto dei problemi e ci troviamo in una nuova narrazione, in un nuovo modo, ma ci troviamo nell'epoca in cui stanno finendo delle cose e ne stanno iniziando delle altre, no? E questa cosa inevitabilmente, come Chiesa e tutto ciò che fa parte della Chiesa, ci fa fare un'esperienza profonda di precarietà. Non sappiamo più che cosa è veramente affidabile. E, umanamente questo può scoraggiarci e può farci pensare è finito tutto, che ne sarà di noi. Avete presente quando
il Papa, in una piazza San Pietro vuota, commentò il passo di Marco della tempesta, no? Ma non ti importa che moriamo, no? La crisi che stiamo attraversando in realtà la dobbiamo leggere come ci ha insegnato il Vangelo, cioè siamo in un tempo di potatura, in un tempo in cui tante cose dobbiamo avere il coraggio di tagliarle e di dire che quei tagli possono rendere di nuovo feconda la nostra vita. Quindi non dobbiamo avere nessuna tentazione di scoraggiamento, e tutto ciò che è un limite e tutto ciò che in questo momento ci procura sofferenza, perché sono cose che sono morte e ci portiamo ancora addosso. Sapete, quando un ramo è secco, per quanto possa dispiacerci, dobbiamo tagliarlo perché è secco, non porta frutto. E tante volte dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte nel togliere tutto ciò che non è essenziale, tutto ciò che non serve, che non è strumentale alla nostra vita. Questo dovrebbe donarci sempre uno sguardo di fede, cioè guardare anche un momento di fragilità e di crisi con gli occhi del Vangelo. La seconda cosa è quella che ho cercato di sottolineare, e cioè: se c'è una preoccupazione che noi dobbiamo avere, se c'è una preoccupazione che voi dovete avere, è recuperare la profezia della vita religiosa. E la vita religiosa non si costruisce in funzione di un'opera. La vita religiosa si costruisce in funzione di quello che ci insegna il Vangelo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè, quando noi offriamo al mondo la testimonianza di persone che si amano autenticamente, allora hanno anche senso le opere. Diversamente, le opere, se decidono del destino di una congregazione, finita l'utilità di un'opera, finirà la congregazione. E le opere hanno sempre un inizio e una fine, cioè non sono per sempre, servono il tempo, lo spazio. Quando non c'è più bisogno di quella cosa, quell'opera basta, non serve più. Ma la nostra vita non è in funzione di un'opera, è in funzione di un amore fraterno, che è profezia. Terza cosa, il discernimento, e questa è una cosa che in quest'ultimo periodo, forse perché abbiamo il sinodo, mi tocca ripeterlo sempre ad alta voce, il discernimento non ce l'ha uno. Il discernimento non è una cosa che si manifesta a qualcuno, nemmeno soltanto a voi che siete, come devo dire, rappresentanti di un'intera famiglia. Cioè, il discernimento, questo ce l'ha insegnato il Papa, si manifesta sempre in dei legami, non in delle riflessioni solitarie. Io mi metto in un angolo, prego, allora lì il Signore mi dà un discernimento. No. Permettetemi di citarvi la Sacra Scrittura. Vi ricordate, questa è una cosa che noi preti usiamo moltissimo quando dobbiamo fare pastorale vocazionale, no? Che cosa ci andiamo a prendere sempre? La chiamata di Samuele, perché funziona, no? Samuele, Samuele, eccomi, ok. Allora, in quella storia che sembra così semplice, a volte anche così nitida, c'è una cosa importante che noi dimentichiamo. Dio parla direttamente a Samuele, ma Samuele non capisce che è Dio. Dio parla al vostro cuore, ma nessuno di noi è in grado di discernere quello che sta dicendo al cuore. E sapete qual è la condizione che permette a Samuele di capire il Signore? È il sacerdote Eli. Eli, permettetemi di usare questa parola, all'epoca dei fatti è un disgraziato, è uno proprio disgraziato, cioè non c'è più la grazia su quest'uomo, perché i figli hanno fatto commercio del tempio, lui lo ha permesso, insomma non è proprio lo splendore del sacerdozio. Anzi, tra le prime cose che profetizzerà Dio attraverso Samuele sarà proprio la fine di Eli. Però è interessante una cosa: questo ragazzino sente la voce di Dio, e lui dove va? Da Eli. Eli gli dice: no, non ti ho chiamato, torna a dormire. Di nuovo: no, non ti ho chiamato, torna a dormire. Poi a un certo punto Eli capisce e dice: la prossima volta che ti chiama, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. È solo attraverso la mediazione di Eli che Samuele ha il discernimento per sentire la voce del Signore.
Sapete cosa significa? Che noi forse accanto non abbiamo le persone migliori, non abbiamo i santi come ce li immaginiamo, quasi mai chi ci abbiamo di fianco lo intuiamo come il santo che, di cui avevamo bisogno. Ma la cosa che emerge soprattutto, abbiamo un'umanità molto fragile, forse piena di difetti, ma sono quelle le persone che ci ha messo accanto, e queste persone sono l'aiuto che il Signore ci dà per fare discernimento. Quindi non pensate che da quanto è brava una persona, da quanto è brava una persona dipende allora la chiarezza del discernimento. È oggettivo che chi ci abbiamo di fianco, anche se non è lo splendore della santità, può aiutarci nel fare discernimento. Se non c'è comunione, mie care sorelle, non ci sarà discernimento. Cioè, se noi non sentiamo il desiderio profondo di questi legami, non capiremo anche neanche la volontà di Dio. E quindi a che cosa servirà? A che cosa serve se noi non capiamo la volontà di Dio? Ecco, la sintesi della meditazione precedente aveva come punto focale, no? Recuperare la profezia della vita religiosa. E poi un ultimo punto, quando dicevo che non può andare in disuso il carisma del cuore di Cristo, perché l'amore di Dio è sempre contemporaneo al dramma di ogni uomo e di ogni donna di tutti i tempi. Cioè, non ci sarà un momento della storia in cui qualcuno dirà non abbiamo bisogno dell'amore. L'amore è l'unica cosa necessaria. Voi pensate che quando Giovanni deve parlare di Dio e deve dirci qualcosa di Dio, dice Deus caritas est, Dio è amore. Non c'è nessun'altra definizione. Quindi il riferimento al cuore di Cristo significa dire che ogni carisma che nasce dall'amore di Cristo non può mai andare in disuso. Non può mai dire è roba dell'Ottocento. Allora è qualcosa di contemporaneo a noi, ma in che senso è contemporaneo a noi? E poi soprattutto quale amore? Perché a un certo punto noi possiamo battezzare come amore di Cristo ciò che amore di Cristo non è. Esattamente come succedeva ai tempi di Gesù, quando i dottori della legge, gli scribi e i farisei, chiamavano magistero di Dio la loro interpretazione della legge. E Gesù non viene a portare un'altra legge, dice io non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento, cioè voleva dire a questa gente, non avete capito l'interpretazione retta della legge. Allora Gesù dà l'interpretazione giusta della legge. Inevitabilmente anche noi forse ci siamo creati un'interpretazione del carisma, della vita, eccetera, che non è detto che però è quello di cui ha in mente il Signore. E quindi, come gli scribi e i farisei, dobbiamo convertirci da questa interpretazione sbagliata della legge per lasciarci guidare con uno sguardo nuovo. Quando vi dicevo dobbiamo tornare alla parola di Dio, sta a significare che lì troviamo il nostro programma, negli atteggiamenti di Gesù troviamo il nostro programma. Allora, se Gesù faceva una cosa, noi siamo autorizzati a fare quello che faceva Gesù. Se Gesù agiva in un certo modo, noi siamo autorizzati a agire in quel modo. Se Gesù aveva, come devo dire, provocatoriamente un modo particolare di manifestare l'amore di Dio, e innervosiva, credetemi, innervosiva i suoi contemporanei, perché quando si metteva a tavola con i peccatori e i pubblicani, tutti si innervosivano nel vedere questo atteggiamento, ma era l'atteggiamento di Gesù. Chi siamo noi per trovare un altro modo se non quello suo? Che cosa fa Gesù? Non dice alle persone convertitevi che vi amo, ma dice io vi amo, punto. Poi se vi convertite, questa è una roba vostra, della vostra libertà, cioè fa precedere l'amore alla conversione. Entra in casa di Zaccheo quando Zaccheo è ancora peccatore, non mette una condizione a Zaccheo. Quando siede a tavola con Matteo, a casa di Matteo dopo la chiamata, tutti gli scribi farisei dicono, ma perché mangia con i pubblicani e i peccatori? Perché questo è Gesù. Perché la maggior parte degli insegnamenti di Gesù non avviene nel Tempio, ma sulla strada? Forse ci sarà un motivo per cui la strada ha una indicazione teologica che il Papa nell'Evangelii Gaudium chiama chiesa in uscita. Capite che non è un pallino del Papa, è Vangelo questo. Allora, quando noi torniamo alla parola, torniamo anche a ciò che dovrebbe essere lo stile, l'urgenza, le scelte. E perché facciamo questo? Perché il Vangelo ce lo indica. E sapete, se tutti ascoltiamo il Vangelo e siamo discepoli del Vangelo,
ci troviamo tutti d'accordo, perché non esistono 20 Vangeli, ne esiste solo uno. Cioè, non esiste, come devo dirvi, un modo mio di vivere l'annuncio del Vangelo. Quando noi ci accostiamo a... Noi abbiamo 4 Vangeli, no? Ma è un unico Vangelo. Che cosa significa? Che abbiamo 4 sensibilità diverse di vivere la stessa cosa. Ma nessuno si sogna di dire una cosa il contrario dell'altra. Ad esempio, se si fossero messi d'accordo, questo è uno degli argomenti che gli esegeti usano spesso, no? Perché i Vangeli sono autentici? Perché uno un po' più furbo si sarebbe messo d'accordo, dice mettiamoci d'accordo su quando raccontiamo i fatti, perché non possono essere contraddittori tra di loro. Non sono d'accordo nemmeno su come avviene la risurrezione, uno dice in un modo, uno nell'altro. Però che cos'è che li unisce? Che sicuramente Gesù è risorto. Questa è la cosa che ci unisce. Allora, quando noi diciamo che il Vangelo è uno, che ci sono delle verità del Vangelo che non sono fraintendibili, che quando diciamo che Gesù va incontro ai peccatori, questa non è una verità ambigua. Quando diciamo che Gesù sceglie gli ultimi, quando dice sono venuto per i malati, sono venuto per i peccatori, sono venuto per i perduti, questo non è fraintendibile. È il Vangelo. Allora, tornare a tenere al Vangelo al centro significa trovare anche un punto di accordo. Se non c'è il Vangelo, dicevo a qualcuno di voi, se non c'è il Vangelo ci sono le fazioni. E nella logica delle fazioni vince il più forte, ma in realtà perdono tutti, perché non è il nostro modo. Il nostro modo è il Vangelo. Una cosa che mi ha colpito, Yoda, gli dice, ma chi sono io per voi invece? E lì soltanto Pietro risponde dicendo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora, potremmo chiudere lì il Vangelo e dire, Pietro ha detto tutto, ha fatto la sua professione di fede. Davanti a questa affermazione, Gesù si sente finalmente sereno di poter raccontare ai suoi discepoli che cosa sta venendo a fare nel mondo. E comincia a dire, in verità vi dico che io andrò a Gerusalemme e a Gerusalemme sarò rifiutato da tutti, sarò messo a morte, eccetera, eccetera. Come Pietro sente questo discorso, prende Gesù sotto braccio e gli dice, molto bello quello che ci insegni, magari questi discorsi però non farli. In realtà, voi sapete che la risposta che dà Gesù a Pietro è durissima. Vade retro, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, sei Pietro, hai fatto la professione di fede, ma fondamentalmente continui a ragionare come ragiona il mondo. Allora, siamo dei battezzati, siete delle religiose, avete fatto dei voti, vi trovate a vivere una missione, ma qual è il modo di ragionare? Ancora quello del mondo o quello del Vangelo? Non dobbiamo sentirci al sicuro semplicemente perché abbiamo fatto una scelta radicale. Non dobbiamo sentirci al sicuro soltanto perché ci troviamo in un luogo che diciamo essere chiesa, comunità. Non dobbiamo sentirci al sicuro se stiamo mettendo la nostra vita a servizio degli ultimi, dei poveri. La vera domanda è se stiamo ragionando come il Vangelo o se stiamo ragionando come il mondo. Chi è che ci insegna a ragionare secondo il Vangelo? Il Vangelo, cioè la parola. Quindi una persona che non ha un contatto continuo con la parola può vivere una vita religiosa ma avere la mentalità del mondo, vivere una mentalità mondana. Questa è una bella domanda, sapete, perché dalla familiarità con la parola di Dio nascono sempre le indicazioni migliori su quello che dovremmo fare. Troppo spesso noi ci fidiamo semplicemente dell'analisi sociale, di cosa c'è bisogno, vediamo adesso il contesto, adesso la famiglia è fragile, quindi dovremmo fare qualcosa per la famiglia, allora ci troviamo lì, questa è una povertà, prendiamo sul serio questa povertà. Non vi scandalizzate,
Ma il mondo, anche senza bisogno della fede, ha tirato su delle associazioni e delle esperienze che sono qualificatissime, di persone bravissime, di persone che con competenza sanno fare il loro lavoro. Qual è la differenza cristiana? La differenza cristiana ce la insegna solo la parola di Dio, perché ci permette di fare un ragionamento che il mondo non fa. Ad esempio, mentre il mondo dice, ma è un malato terminale, l'unica cosa che possiamo fare è togliergli la sofferenza e farlo morire il più velocemente possibile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, non possiamo fare più niente. La differenza cristiana sta nel fatto che non c'è una vita inutile agli occhi di Dio. E anche se la nostra carità è la carità di un'unica mezz'ora nella vita di una persona, noi saremo lì in quella mezz'ora. E se andremo a lavorare in un quartiere dove tutto il nostro lavoro sarà distrutto la mattina dopo, e noi lo sappiamo già, noi lo faremo. Perché la nostra ricompensa non è nel vedere i frutti. Noi non dobbiamo portare un bilancio a nessuno, non dobbiamo portare numeri a nessuno. La nostra vita, agli occhi del mondo, è una vita sprecata. Esattamente come quel vasetto di alabastro che venne versato ai piedi di Gesù, e che Gesù dice, questa donna ha usato una delicatezza che nessuno di voi ha utilizzato nei miei confronti. Ma vi ricordate il ragionamento di Giuda? Potevamo venderlo, darlo ai poveri? Cioè, è la logica del mondo, non la logica del Vangelo, che è la logica dell'amore. Allora, ho voluto partire da questo per dirvi che cosa? Che innanzitutto dobbiamo domandarci se veramente alla radice delle nostre vocazioni c'è una forte esperienza dell'amore di Dio. E se questa forte esperienza dell'amore di Dio si è manifestata con il fatto che mentre la vita ci veniva contro, noi ci sentivamo sempre più stretti al Signore. E questo ci faceva stare in pace. Se questi tagli del nostro io o dei nostri ragionamenti mondani, noi riusciamo a farli usando il mezzo più ordinario che la Chiesa ci ha dato, che è la parola di Dio, la vicinanza con la parola di Dio. Dice Gesù, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Cioè, se tu realizzi la tua vita, se senti che la tua vita ha un senso, questo dà gloria a Dio. Noi non siamo dei soldatini dove il Signore dice devi andare lì, devi fare questa cosa, punto. Ma vuole che ciò che gli dà gloria è che io mi sento felice in quello che sto facendo. Se una persona non si sente felice in quello che sta facendo, può farla quella cosa, la può fare anche bene, ma non lo santifica. San Paolo, che è molto peggio di come sto esagerando io, nella lettera ai Corinzi a un certo punto dice questo: se io dessi anche la mia carne in martirio, ma non avessi l'amore, traduciamolo meglio, ma se non lo facessi per amore, non servirebbe a nulla. Ma sono morto martire. Ma se non lo fai per amore, sentendo che è amore, decidendo che è amore, non servirebbe a nulla. Quindi è troppo poco dire stiamo facendo le cose e le stiamo facendo bene. No, la vera domanda è se le cose che stiamo facendo, non soltanto le stiamo facendo bene, ma le stiamo facendo per amore. Volete una delle conseguenze quando una persona fa le cose per amore? Non le rinfaccia, non si lamenta, non chiede il conto, è gratuito, le fa e basta, perché è felice di fare quella cosa per amore. Non sente di dover accaparrare diritti, ma sente che ciò che già gli riempie il cuore è aver potuto fare questa cosa. Che cosa succede nel cuore di una persona? Quando tu ti senti molto amato, molto amata, lasci che la vita ti riporti ad essere una persona autentica, essenziale. La parola di Dio ti prepara, facendoti cambiare, a convertirti i tuoi modi di ragionare, di scegliere le cose.
che solo in questo modo tu sei talmente pieno, piena dell'amore di Dio, che quello che il Signore ti domanda non è più, come devo dire, un'azione morale, ma è un'azione spontanea del tuo cuore. Quando si va ad analizzare la vita di un santo, in realtà è una delle caratteristiche più importanti della santità di una persona. Accorgersi in che modo ha esercitato in maniera eroica la fede, la speranza e la carità. Che cos'è la fede? Sapete, quando io faccio questa domanda, e la faccio in una pontificia università, gli studenti tutti mi rispondono: avere fede significa credere che Dio esiste. Questa non è la fede. La fede è credere che Dio mi ama, non credere che Dio esiste. È troppo poco dire io ho fede semplicemente perché dico da qualche parte nell'universo c'è qualcuno. Avere fede è avere fede che Dio è mio padre. Questa è la fede. E io oggi vi domando, voi avete questa fede? Cioè, credete che Dio è vostro padre? Credete che Dio vi ama? Speranza. Che cos'è la speranza? Anche qui, quando faccio una domanda del genere, solitamente tutti confondono la speranza con l'ottimismo. Ma non so se vi siete accorti che ci sono dei momenti della vita in cui l'ottimismo non c'è. Cioè, con tutto l'impegno che una persona possa metterci, non trova un modo di essere ottimista. Allora, che cos'è questa speranza? La speranza è la certezza che qualunque cosa che stiamo vivendo, anche quella che non capiamo, è piena di senso. Cioè, che nulla di ciò che esiste è inutile. Guardate che soltanto se io penso al fatto che quello che sto vivendo e che non sto capendo è pieno di significato, solo questo mi dà il coraggio di viverlo. Se tornando a casa questa sera, ritirando le mie analisi, mi accorgo di avere 6 mesi di vita, la mia speranza non può essere semplicemente quella di guarire. La mia speranza è pensare che in questi ultimi 6 mesi della mia vita è nascosto il segreto della mia santità. Io posso affrontare questa malattia e morire in piedi semplicemente perché la mia speranza è che quello che ho davanti ha senso, altrimenti il Signore non l'avrebbe permesso. Questo non viene dai ragionamenti, è un dono di Dio, una virtù teologale questa, Ma attenzione, la virtù teologale non è una magia. Il Signore te la dà, ma tu puoi anche non usarla. Uno può darti la fede che lui ti ama, ma tu puoi far finta di vivere la vita come se lui non ti amasse. Dice uno, dai, come si fa a vivere una vita? Ah, vi posso assicurare che quello di sotto, il male, ha degli argomenti convincenti per non farti credere che ti ama e quindi mettere in crisi la tua fede. Ad esempio, comincia a convincerti che tu non puoi essere amata. Per come sei non puoi essere amata, per quello che hai fatto non puoi essere amata, per quello che ti sta succedendo non puoi essere amata. Qual è l'unico argomento che ha Dio per convincerti invece che ti ama? Suo figlio è morto in croce per te, che altra prova hai? Che altra prova vuoi cercare? Dice Paolo, egli che non ha risparmiato il suo figlio per amore nostro, come non ci darà tutto insieme con il figlio? Invece vi posso assicurare che noi ci svegliamo la mattina e la prima cosa che mettiamo in discussione è l'amore di Dio. Abbiamo la fede, ma quello di sotto ci convince che dobbiamo vivere come se non fossimo amati. 2. Come se le cose hanno senso solo se le capiamo. Che illusione questo, Perché le persone sono convinte che se capiscono le cose possono controllarle. La mania del controllo ci abbiamo.
Qual è l'atteggiamento più bello che manifesta la speranza? L'abbandono. Vivere costantemente abbandonati. Perché significa vivere costantemente in braccio a qualcuno. Dice il Salmo: Signore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo in braccio a sua madre. Allora, provate a pensare questa cosa. La nostra vita è una vita in cui esercitiamo la fede, è una vita in cui esercitiamo la speranza. Attenzione, c'è la numero tre, che è la carità. Che cos'è la carità? Anche qui noi abbiamo un problema molto serio. Confondiamo la carità con la caritas, cioè con il servizio, con le cose da fare per gli altri, per gli ultimi, per i poveri. Sorelle, questa non è la carità. Il dono della carità è il dono di essere talmente tanto pieni dell'amore di Dio che è Lui stesso ad amare attraverso di noi. Lui ama attraverso di noi. E dice Paolo che una cosa che a me commuove sempre, forse perché non ce l'ho, ecco perché mi commuove, perché Paolo dice a un certo punto è Lui, cioè l'amore di Dio, lo Spirito, a suscitare in noi l'agire e il volere. Cioè noi cominciamo a pensare come pensa Gesù, a fare come fa Gesù. E quindi attraverso di noi è Gesù ad amare, è Gesù ad agire. Io e Lui siamo una cosa sola. Che bello. Il cuore di Cristo con il mio cuore vanno allo stesso ritmo. Allora, perché io sto andando in quella periferia a fare quel servizio? Perché sta scritto da qualche parte? È l'amore di Cristo che mi spinge a far questo. È da dentro che mi spinge. Non potrei farne a meno. Ma se una persona non sperimenta questo amore di Cristo, se non si lascia riempire dall'amore di Cristo, attenzione, se non si lascia agire dall'amore di Cristo, sapete che cos'è la carità? Un volontarismo. Io devo sopportare le mie sconsorelle che mi danno fastidio. Io devo fare questo servizio. Io non devo rispondere. Ma una persona che comincia a imporsi così su se stesso, a un certo punto si esaurisce. Tutto quello che il Vangelo ci chiede non può essere vissuto dall'esterno. Guardate, questo vorrei ripetervelo, eh? Tutto quello che il Vangelo ci domanda non possiamo viverlo dall'esterno, come se fosse una regola esterna a noi, ma solo come qualcosa che nasce dentro di noi. Se noi la viviamo come qualcosa di esterno a noi, la viviamo come sacrificio. E il sacrificio non tira fuori la gioia, ma la frustrazione. Quando tu la vivi come qualcosa dentro di te, te ne accorgi, perché, dice Gesù, la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Tu stai bene, sei felice. Senti, in mezzo a problemi, a vessazioni varie, ai tuoi peccati, ai pensieri che ti tormentano, all'aridità spirituale, sotto sotto tutte queste cose tu hai perfetta letizia, pace, perché vivi abbandonato completamente nelle mani del Signore. Ora, voi sapete, dalla fine del Settecento, nell'Ottocento, scoppia come una bomba questa devozione al cuore di Cristo, no? Poi pensiamo che questo tipo di immagini, che poi sono delle narrazioni del Vangelo, cioè punti di vista sullo stesso messaggio del Vangelo, vadano fuori moda. E quindi adesso noi ci troviamo nel 2022 e ci domandiamo che senso ha parlare del Sacro Cuore di Gesù, cioè la gente che cosa capisce del Sacro Cuore di Cristo. Ma io mi domando, può l'amore essere fuori moda? Capite o no che la vita è umana soltanto quando una persona si sente amata? E questo è vero sempre, nel 1800, come nel 1200, come nel 2400. Allora, dobbiamo semplicemente domandarci in che modo questo amore si manifesta.
Oggi che cosa significa lasciarci raggiungere dall'amore? Lasciare che questo amore possa cambiare la nostra vita. Allora, quando una persona si sente voluta bene da Dio, da Gesù, comincia a riconciliarsi con la propria storia, perché capisce che tutti quei tagli che la vita ti ha riservato e ti riserva ti stanno portando da passare dalla logica dell'apparenza alla logica della fecondità. Quando ogni giorno ti lasci purificare dalla parola che raddrizza il tuo modo di ragionare, tu ragioni non più secondo il mondo, ma secondo quello che è il Vangelo. Quando ciò che ti ha donato il battesimo, la fede, la speranza e la carità, agiscono dentro di te e tu assecondi questi doni che il Signore ti ha messo nel cuore, solo allora io posso chiedere a una persona: amatevi gli uni gli altri. Perché l'amore vicendevole non può essere comandato. È la parte più esterna di una realtà molto più profonda. Dico una cosa e la dico con molto tatto e con molta discrezione. Sarebbe bello se il mondo, guardando voi, la vostra famiglia religiosa, potessero dire: ah, ma queste sono quelle che fanno quel servizio in quel posto, che quelle che si occupa, che sono le specialiste di quel particolare settore. No, è troppo poco essere riconosciuti, perché noi abbiamo una competenza specifica nel marasma della Chiesa. Ma che possano dire: quelle sono quelle che si vogliono bene. E si vede che si vogliono bene. La vita religiosa o è profezia di amore vicendevole o non serve. Se pensate che si sta insieme nella vita religiosa soltanto in funzione di un ministero, ma questa è una cosa proprio bassissima come cosa, eh? Dice: conviviamo perché in questa maniera ottimizziamo le forze per fare altro. No, il Signore ci ha dato una famiglia, un'esperienza di chiesa, perché noi potessimo esprimere in grado di perfezione l'amore vicendevole. Tutto quello che faremo è un di più, perché nasce dalla sovrabbondanza dell'amore. Ci sono tante cose su cui io penso che il Signore voglia che ci verifichiamo, no? E questa mattina questa parola è come se stesse rimettendo a fuoco uno degli argomenti più importanti. Ci sentiamo amati? Come noi assecondiamo l'amore? Come noi manifestiamo l'amore tra di noi? In questa prima meditazione volevo che tutto fosse come fonte il cuore di Cristo, l'esperienza fondativa dell'amore. Quando una persona riparte da questo, allora ci può mettere sopra anche i programmi. Ma perché c'è la base che conta, che è un'esperienza concreta di amore, personale, spirituale, comunitario. Quando dico personale, significa che le persone che non hanno ancora fatto entrare Gesù Cristo nelle dinamiche umane, esistenziali, ha voglia che vogliono progredire in quelle spirituali. Non serve a niente se una persona non ha fatto pace con la sua umanità. Noi non dobbiamo scandalizzarci, eh? Diceva uno che da vicino nessuno è normale, ma a volte abbiamo l'impressione che tutti noi ce li siamo presi, no? In parrocchia ogni tanto dico a qualche confratello: tutti i casi umani vengono da noi. Ma dove devono andare se non da noi, scusate? Cioè, non deve spaventarci questo, cioè la nostra storia, le nostre contraddizioni, le nostre ferite, eccetera. Non deve spaventarci il carattere di una persona, la sua storia, la sua indole, i suoi problemi. Tutto questo non deve spaventarci. Dobbiamo semplicemente domandarci: questa persona ha il desiderio nella propria umanità di fare un'esperienza di amore di Dio che lo porti o la porti a riconciliarsi con la propria umanità? Due. Quando una persona ha avuto una riconciliazione della propria umanità, può anche domandarsi a livello spirituale:
se sta facendo un'esperienza di amore, cioè se sta lasciando che lo Spirito agisca dentro di sé. Non quello che io voglio fare, ma quello che il Signore sta facendo dentro di me. Lo sapete perché è difficile la vita spirituale? Perché la vera vita spirituale non devi fare niente, devi dare meno fastidio possibile allo Spirito. Questa è la vita spirituale. Non sto scherzando, eh? È proprio una capacità di essere attenti a quello che sta facendo lo Spirito e a cercare di dire lo devo assecondare dentro di me. E lo Spirito è davvero deciso, su alcune cose arriva, prende di punta una situazione e va. E tu lo devi assecondare in questa cosa. È lo Spirito che si muove dentro di noi. Ecco allora, una persona che ha recuperato la vita spirituale non è una persona che dice dico tante preghiere, ma una persona che sa che la parola di Dio, i sacramenti, lo vedremo nella seconda meditazione che faremo questa mattina, la parola di Dio, i sacramenti, la Chiesa, sono un modo attraverso cui noi ci nutriamo della nostra vita spirituale. Numero 3, è troppo poco tradurre l'indicazione che dà San Paolo, sopportatevi a vicenda. In italiano sopportarsi ha un suono negativo, significa respiriamo, tolleriamo che di fianco ci abbiamo anche queste persone, andiamo avanti, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo io vi comando, amatevi gli uni gli altri. Ora, uno non può fare nessun programma d'extra se innanzitutto non c'è una verifica sincera, se in mezzo al vostro essere religiose c'è autenticamente un amore vicendevole. E Gesù lo indica, e qui concludo, in che cosa consiste la pienezza dell'amore, e dare la vita. Donare se stessi significa che noi non siamo più preoccupati per noi, ma siamo sempre preoccupati per chi abbiamo di fianco. E uno dice, come puoi occuparti degli altri? Chi è che si occupa di te? Cristo. Lui si occupa di te, per questo tu puoi pensare come posso aiutare la persona che ho di fianco, come posso togliere un peso dalla sorella che ho accanto a me, come noi possiamo vivere un amore vicendevole. Senza questa credibilità dell'amore che ci tocca nella nostra dinamica umana, spirituale e comunitaria, non si può dare nessun progetto ad extra. Anche perché, e qui concludo davvero, Gesù dice solo una cosa, vi riconosceranno da come vi amerete. Vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni con gli altri. Se no ve lo ripeto, tutte le opere che abbiamo, gli altri le possono fare anche meglio di noi. C'è una cosa che gli altri invece non possono fare, amarci come Cristo ci ha amato. Questo è il nostro compito principale. Mi fermo e poi proseguiremo con la nostra seconda meditazione. Gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo, infatti, avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il secondo brano che abbiamo appena ascoltato e che ci guiderà in questa seconda parte della nostra mattinata è tratto dal capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 31 al versetto 37. Ma prima di dire una parola su questo brano vorrei fare una sorta di sintesi di quello che abbiamo detto nella nostra prima parte, così in maniera sintetica dirvi questo. Credo che la parola che abbiamo prima ascoltato ci abbia dato una chiave di lettura molto importante. In questi giorni, inevitabilmente, guardando la vita della vostra comunità, la vita della vostra congregazione, del vostro istituto,
avrete lo sguardo pieno anche non soltanto di tutto ciò che di bene il Signore ha operato, ma anche di tutte le fragilità, le debolezze, no? Che possono esserci. Vi accorgerete che voi, come la Chiesa in questo momento storico, state vivendo, stiamo vivendo tutti un momento di crisi. Alcune cose che fino a ieri erano così affidabili, oggi non lo sono più. Ed è un mondo che sta finendo. Noi tante volte mi capita di dire che abbiamo avuto il destino di nascere non prima, non dopo, ma in mezzo a un cambiamento. Non facciamo parte del passato così da sentirci rassicurati di tutto quello che il passato aveva come una tradizione forte. Non siamo nemmeno nel futuro dicendo ok, abbiamo risolto dei problemi e ci troviamo in una nuova narrazione, in un nuovo modo, ma ci troviamo nell'epoca in cui stanno finendo delle cose e ne stanno iniziando delle altre, no? E questa cosa inevitabilmente come Chiesa e tutto ciò che fa parte della Chiesa ci fa fare un'esperienza profonda di precarietà. Non sappiamo più che cosa è veramente affidabile. E, umanamente questo può scoraggiarci e può farci pensare è finito tutto, che ne sarà di noi. Avete presente quando il Papa in una piazza San Pietro vuota commentò il passo di Marco della tempesta, no? Ma non ti importa che moriamo. La crisi che stiamo attraversando in realtà la dobbiamo leggere come ci ha insegnato il Vangelo, cioè siamo in un tempo di potatura, in un tempo in cui tante cose dobbiamo avere il coraggio di tagliarle e di dire che quei tagli possono rendere di nuovo feconda la nostra vita. Quindi non dobbiamo avere nessuna tentazione di scoraggiamento e tutto ciò che è un limite e tutto ciò che in questo momento ci procura sofferenza perché sono cose che sono morte e ci portiamo ancora addosso. Sapete, quando un ramo è secco, per quanto possa dispiacerci, dobbiamo tagliarlo perché è secco, non porta frutto. E tante volte dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte nel togliere tutto ciò che non è essenziale, tutto ciò che non serve, che non è strumentale alla nostra vita. Questo dovrebbe donarci sempre uno sguardo di fede, cioè guardare anche un momento di fragilità e di crisi con gli occhi del Vangelo. La seconda cosa è quella che ho cercato di sottolineare, e cioè se c'è una preoccupazione che noi dobbiamo avere, se c'è una preoccupazione che voi dovete avere, è recuperare la profezia della vita religiosa. E la vita religiosa non si costruisce in funzione di un'opera. La vita religiosa si costruisce in funzione di quello che ci insegna il Vangelo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè, quando noi offriamo al mondo la testimonianza di persone che si amano autenticamente, allora hanno anche senso le opere. Diversamente, le opere, se decidono del destino di una congregazione, finita l'utilità di un'opera, finirà la congregazione. E le opere hanno sempre un inizio e una fine, cioè non sono per sempre, servono il tempo, lo spazio. Quando non c'è più bisogno di quella cosa, quell'opera basta, non serve più. Ma la nostra vita non è in funzione di un'opera, è in funzione di un amore fraterno, che è profezia. Terza cosa, il discernimento, e questa è una cosa che in quest'ultimo periodo, forse perché abbiamo il sinodo, mi tocca ripeterlo sempre ad alta voce. Il discernimento non ce l'ha uno. Il discernimento non è una cosa che si manifesta a qualcuno, nemmeno soltanto a voi che siete, come devo dire, rappresentanti di un'intera famiglia. Cioè, il discernimento, questo ce l'ha insegnato il Papa, si manifesta sempre in dei legami, non in delle riflessioni solitarie. Io mi metto in un angolo, prego, allora lì il Signore mi dà un discernimento. No. Permettetemi di citarvi la Sacra Scrittura. Vi ricordate, questa è una cosa che noi preti usiamo moltissimo quando dobbiamo fare pastorale vocazionale, no? Che cosa ci andiamo a prendere sempre? La chiamata di Samuele, perché funziona, no? Samuele, Samuele, eccomi, ok. Allora, in quella storia che sembra così semplice, a volte è anche così
così nitida, c'è una cosa importante che noi dimentichiamo. Dio parla direttamente a Samuele, ma Samuele non capisce che è Dio. Dio parla al vostro cuore, ma nessuno di noi è in grado di discernere quello che sta dicendo al cuore. E sapete qual è la condizione che permette a Samuele di capire il Signore? È il sacerdote Eli. Eli, permettetemi di usare questa parola, all'epoca dei fatti è un disgraziato. È uno proprio disgraziato, cioè non c'è più la grazia su quest'uomo, perché i figli hanno fatto commercio del Tempio, lui lo ha permesso, insomma non è proprio lo splendore del sacerdozio. Anzi, tra le prime cose che profetizzerà Dio attraverso Samuele sarà proprio la fine di Eli. Però è interessante una cosa, questo ragazzino sente la voce di Dio e lui dove va da Eli? Eli gli dice: no, non ti ho chiamato, torna a dormire. Di nuovo, no, non ti ho chiamato, torna a dormire. Poi a un certo punto Eli capisce e dice: la prossima volta che ti chiama, parla Signore perché il tuo servo ti ascolta. È solo attraverso la mediazione di Eli che Samuele ha il discernimento per sentire la voce del Signore. Sapete cosa significa? Che noi forse accanto non abbiamo le persone migliori, non abbiamo i santi come ce li immaginiamo. Quasi mai chi ci abbiamo di fianco lo intuiamo come il santo di cui avevamo bisogno. Ma la cosa che emerge soprattutto, abbiamo un'umanità molto fragile, forse piena di difetti, ma sono quelle le persone che ci ha messo accanto. E queste persone sono l'aiuto che il Signore ci dà per fare discernimento. Quindi non pensate che da quanto è brava una persona dipende allora la chiarezza del discernimento. È oggettivo che chi ci abbiamo di fianco, anche se non è lo splendore della santità, può aiutarci nel fare discernimento. Se non c'è comunione, mie care sorelle, non ci sarà discernimento. Cioè, se noi non sentiamo il desiderio profondo di questi legami, non capiremo anche neanche la volontà di Dio. E quindi a che cosa servirà? A che cosa serve se noi non capiamo la volontà di Dio? Ecco, la sintesi della meditazione precedente aveva come punto focale, no? Recuperare la profezia della vita religiosa. E poi un ultimo punto, quando dicevo che non può andare in disuso il carisma del cuore di Cristo, perché l'amore di Dio è sempre contemporaneo al dramma di ogni uomo e di ogni donna di tutti i tempi. Cioè non ci sarà un momento della storia in cui qualcuno dirà: non abbiamo bisogno dell'amore. L'amore è l'unica cosa necessaria. Voi pensate che quando Giovanni deve parlare di Dio e deve dirci qualcosa di Dio, dice Deus caritas est, Dio è amore. No, non c'è nessun'altra definizione. Quindi il riferimento al cuore di Cristo significa dire che ogni carisma che nasce dall'amore di Cristo non può mai andare in disuso. Non può mai dire è roba dell'Ottocento. Allora è qualcosa di contemporaneo a noi, ma in che senso è contemporaneo a noi? E poi soprattutto quale amore? Perché a un certo punto noi possiamo battezzare come amore di Cristo ciò che amore di Cristo non è. Esattamente come succedeva ai tempi di Gesù, quando i dottori della legge, gli scribi e i farisei, chiamavano magistero di Dio la loro interpretazione della legge. E Gesù non viene a portare un'altra legge, dice io non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento, cioè voleva dire a questa gente, non avete capito l'interpretazione retta della legge. Allora Gesù dà l'interpretazione giusta della legge. Inevitabilmente anche noi forse ci siamo creati un'interpretazione del carisma, della vita, eccetera, che non è detto che però è quello di cui ha in mente il Signore. E quindi come gli scribi e i farisei dobbiamo convertirci da questa interpretazione sbagliata della legge per lasciarci guidare con uno sguardo nuovo. Quando vi dicevo dobbiamo tornare alla parola di Dio, sta a significare che lì troviamo il nostro programma, negli atteggiamenti di Gesù troviamo il nostro programma. Allora, se Gesù faceva una cosa, noi siamo autorizzati a fare quello che faceva Gesù. Se Gesù agiva in un certo modo, noi siamo autorizzati ad agire in quel modo. Se Gesù aveva, come devo dire, provocatoriamente un modo particolare di manifestare l'amore di Dio,
E innervosiva, credetemi, innervosiva i suoi contemporanei, perché quando si metteva a tavola con i peccatori e i pubblicani, tutti si innervosivano nel vedere questo atteggiamento, ma era l'atteggiamento di Gesù. Chi siamo noi per trovare un altro modo se non quello suo? Che cosa fa Gesù? Non dice alle persone convertitevi che vi amo, ma dice io vi amo, punto. Poi se vi convertite, questa è una roba vostra, della vostra libertà, cioè fa precedere l'amore alla conversione. Entra in casa di Zaccheo quando Zaccheo è ancora peccatore, non mette una condizione a Zaccheo. Quando siede a tavola con Matteo, a casa di Matteo dopo la chiamata, tutti gli scribi farisei dicono: ma perché mangia con i pubblicani e i peccatori? Perché questo è Gesù. Perché la maggior parte degli insegnamenti di Gesù non avviene nel tempio, ma sulla strada? Forse ci sarà un motivo per cui la strada ha una indicazione teologica che il Papa nell'Evangelii Gaudium chiama chiesa in uscita. Capite che non è un pallino del Papa, è Vangelo questo. Allora, quando noi torniamo alla parola, torniamo anche a ciò che dovrebbe essere lo stile, l'urgenze, le scelte. E perché facciamo questo? Perché il Vangelo ce lo indica. E sapete, se tutti ascoltiamo il Vangelo e siamo discepoli del Vangelo, ci troviamo tutti d'accordo. Perché non esistono 20 Vangeli, ne esiste solo uno. Cioè, non esiste, come devo dirvi, un modo mio di vivere l'annuncio del Vangelo. Quando noi ci accostiamo a... Noi abbiamo quattro Vangeli, no? Ma è un unico Vangelo. Che cosa significa? Che abbiamo quattro sensibilità diverse di vivere la stessa cosa. Ma nessuno si sogna di dire una cosa il contrario dell'altra. Ad esempio, se si fossero messi d'accordo, questo è uno degli argomenti che gli esegeti usano spesso, no? Perché i Vangeli sono autentici? Perché uno un po' più furbo si sarebbe messo d'accordo, dice mettiamoci d'accordo su quando raccontiamo i fatti, perché non possono essere contraddittori tra di loro. Non sono d'accordo nemmeno su come avviene la risurrezione, uno dice in un modo, uno nell'altro. Però che cos'è che li unisce? Che sicuramente Gesù è risorto. Questa è la cosa che ci unisce. Allora, quando noi diciamo che il Vangelo è uno, che ci sono delle verità del Vangelo che non sono fraintendibili. Che quando diciamo che Gesù va incontro ai peccatori, questa non è una verità ambigua. Quando diciamo che Gesù sceglie gli ultimi, quando dice sono venuto per i malati, sono venuto per i peccatori, sono venuto per i perduti, questo non è fraintendibile. È il Vangelo. Allora, tornare a tenere al Vangelo al centro significa trovare anche un punto di accordo. Se non c'è il Vangelo... Dicevo a qualcuno di voi, se non c'è il Vangelo ci sono le fazioni. E nella logica delle fazioni vince il più forte, ma in realtà perdono tutti, perché non è il nostro modo. Il nostro modo è il Vangelo. Una cosa che mi ha colpito, mentre prendevo qualche informazione in questi giorni scorsi sulla vostra fondatrice, ho chiesto alla madre una biografia che, ecco, dopo. Mi dispiace che la leggerò dopo, ma servirà a mia edificazione. Il rapporto che c'è tra lei e l'Eucarestia, no? E in che modo l'Eucarestia è il centro effettivo di una scelta, di un carisma, di una decisione, di un apostolato, eccetera. Ecco, per parlare di questo, io credo che la pagina del Vangelo che abbiamo appena letto sia la pagina migliore. La scena è questa. Gesù sta morendo. Anzi, i versetti che abbiamo letto dicono che è già morto in croce. Ditemi, cosa ci può essere? C'è qualcosa di più inutile di un uomo che ha le mani inchiodate? Cioè, le sue mani non possono fare più niente, quindi è proprio la debolezza più totale. Quest'uomo con le mani inchiodate è morto su una croce e quindi è la debolezza, la sconfitta più grande, il dolore più inerme che esiste. Tutti i discepoli, tutti tranne uno, sono scappati tutti, non c'è nessuno sotto la croce.
Sotto la croce c'è Giovanni, la madre, le pie donne, basta. Nel seguito di Gesù non ci sono più le folle, e le uniche folle presenti sono lì a deriderlo. Quindi la Chiesa, quella Chiesa da cui nascerà tutto, è un piccolissimo numero di persone sotto la croce, di cui, non è perché mi trovo con voi e lo devo dire, di cui la netta maggioranza è di donne. Guardate, questo non è secondario, Non è secondario che il Vangelo ci dica questo, e non è secondario nella Chiesa. Perché è come se il Vangelo ci volesse dire che davanti alle cose che contano, il genio femminile c'è sempre di più di quello maschile. Che davanti alla croce, un uomo che ragiona con una mentalità mascolina, sentendosi impotente, scappa perché non sopporta il senso di impotenza. Una donna sa accogliere anche la sofferenza e il dolore perché sa che è una declinazione dell'amore. E questa non è una lezione immensa per tutta la Chiesa? Credo che sia questo il motivo per cui è una donna ad assistere alla risurrezione. È lei la prima apostola, la Maddalena. Sono le mirofore, cioè coloro che portano gli aromi profumati il mattino di Pasqua, le prime a fare questa esperienza di Gesù. Gli apostoli solo in un secondo momento faranno l'esperienza della risurrezione. Insomma, quando la Chiesa si rivolge alle donne e si rivolge a voi, guardate, noi guardiamo voi perché dovete insegnarci di nuovo a stare lì dove bisogna stare. E a stare nella maniera giusta. In un mondo che è dominato dall'attivismo, stare sotto la croce è una perdita di tempo. Pensare che il tempo che passiamo davanti all'Eucaristia è tempo tolto all'apostolato significa che non abbiamo capito da dove nasce il nostro apostolato. Perché una persona che frequenta lo sconfitto per definizione, che è Gesù, se tu sei abituato a stare sotto di Lui, sotto la sua croce, se tu sei abituato a capire che l'Eucaristia è lo squarcio aperto nel suo costato da cui sgorgano sangue ed acqua, solo questo ti permette di stare sotto le croci dei fratelli e delle sorelle che incontri nel mondo. Diversamente passerai la vita a voler risolvere le croci degli altri, ma non sempre potrai risolverle. La tua chiamata è a stare sotto le croci degli altri e a frequentare i crocifissi della storia. Solo uno che frequenta Gesù può riconoscere Gesù ovunque si manifesta, soprattutto negli ultimi, nei poveri, nei sofferenti, nei bisognosi, in quelli che nessuno guarda, perché sono gli sconfitti della storia. Il mondo è pieno di persone sconfitte. Sconfitte perché la vita le ha portate a quella sconfitta, in cui noi diciamo sono dei perdenti, non c'è più niente da fare. Che cosa siamo chiamati a fare noi? Ad essere presenza nelle loro vite, ad essere sotto le loro croci, a portare come Maria, come Giovanni, la nostra presenza lì. Solo chi sa stare davanti all'Eucaristia sa stare davanti a un povero. Attenzione, è vero anche il contrario. Solo chi sa stare davanti a un povero sa stare davanti all'Eucaristia. Le due cose dialogano tra di loro. Allora, l'Eucaristia e la carità non sono due cose una accanto all'altra, sono due cose una dentro l'altra. Se non capiamo questo legame, cominciamo a far coincidere ancora una volta la carità come un'opera. Per noi la carità è una presenza, non è un'opera. Noi possiamo anche fare a meno di un'opera. È l'essere presenza la cosa che conta. Immaginate, farò sorridere magari, che Maria
o Giovanni dicono, beh, dobbiamo stare sotto la croce, dobbiamo costruire un centro di spiritualità per stare sotto la croce di Gesù, perché se non facciamo un bel centro di spiritualità non ha senso che stiamo qua. Ma lasciate perdere, cioè è lo stare sotto la croce, che poi ci sia anche che abbiamo costruito qualcosa, ma in funzione di una presenza, non in sostituzione di una presenza. Non in sostituzione di una presenza. Allora, capite allora che così come immagino che il legame con l'Eucaristia che aveva la vostra fondatrice era l'intuizione che se noi parliamo del cuore di Cristo stiamo parlando di un luogo preciso, che lo possiamo indicare, che possiamo dire sacramentalmente che è l'Eucaristia, ma non è un'Eucaristia isolata, non è solo il divin prigioniero nel tabernacolo, capite? È che sono tutti prigionieri della storia, sono quelli che sono chiusi in delle situazioni di ingiustizia, di dolore, di sofferenza, di marginalità, di invisibilità. Solo se tu sei abituato a riconoscerlo lì, lo vedrai anche fuori. Ma se tu non hai gli occhi per riconoscere Gesù presente nell'Eucaristia, non lo riconoscerai nemmeno presente nei poveri. Credo che questa sia una svolta importante, che in realtà, vorrei dirvi, una cosa originale. Non è originale, la Chiesa è attraversata da questa consapevolezza, solo che ce ne dimentichiamo. Solo che ce ne dimentichiamo. Perché le tre eresie che il Papa dice che costantemente si ripresentano nella Chiesa, gnosticismo, pelagianesimo, i catari, no, sono cose che noi ciclicamente come storia e come Chiesa incontriamo e dobbiamo di nuovo riconoscere e sconfiggere come eresia. Ad esempio, siamo in un'ottica gnostica quando pensiamo che svolteremo nella nostra vita, nel nostro carisma, nel nostro ministero, nel nostro apostolato, solo quando i problemi li abbiamo risolti nella testa, no? E abbiamo fatto analisi, programmi, approfondimenti, eccetera. Ma non sono le parole e i ragionamenti a dire la nostra opera. Serve tutto questo, ma a illuminare le nostre azioni, non in sostituzione delle nostre azioni. Noi siamo diventati a volte tanto intellettuali quanto poco concreti. Allora sviluppiamo una teologia dell'amore di Cristo che è diventata parola ma non fatto. Ogni tanto, quando devo parlare ai bambini, dico ai bambini: che cosa preferisci tra uno che ti dice ti voglio bene e uno che ti dà un abbraccio? Tutti mi dicono l'abbraccio. Perché? Perché l'abbraccio è un fatto, non è una parola, non è un'informazione. Ecco, il rischio dello gnosticismo è spostare tutta l'opera di una congregazione o di una vita personale nell'ottica soltanto dei ragionamenti, delle analisi, delle cose, eccetera. Sapete qual è il brutto di questa eresia? Che ci stanchiamo come se avessimo fatto veramente quella cosa, ma l'abbiamo fatta solo qua. Ci abbiamo passato un sacco di tempo a riflettere, a fare. Quindi, quello del pelagianesimo, pensare che il fare, ecco, è l'eresia dell'opera questa, no? Che perde di vista l'essenziale. È Marta che fa le cose per Gesù, ma perde Gesù. Solo Maria, dice, si è scelta la parte migliore. E guardate, sapete da che cosa ci accorgiamo che noi siamo Marta nella Chiesa? O che un carisma si è trasformato in Marta? Dal fatto che facciamo tante cose, ma siamo esauriti. Con tutti i sintomi degli esauriti. Come qualcuno ci tocca, subito scattiamo, siamo arrabbiati, subito lesa maestà di qua. Questo è tipico degli esauriti, perché Marta è un'esaurita, eh? Infatti va da Gesù e che cosa fa? Parla male della sorella. Non le dici niente che non mi aiuta? Cioè, nella sua prospettiva è lei che sta subendo un'ingiustizia.
E Gesù dice, guarda, tu non hai capito niente. Quella si è scelta la parte migliore. Ecco, vedete, bisogna avere molta umiltà per accorgersi che ci troviamo in una situazione simile. E quando tu ti accorgi che stai nella sindrome di Marta, devi lasciare piatti e mestoli e opere, devi fermarti, dobbiamo ripartire dall'unica cosa che non ci sarà tolta, cioè tornare a Cristo. Invece l'eresia catara è quella, è l'eresia dei puri, dove pare che tutti quelli che hanno una responsabilità, che agiscono nella Chiesa, eccetera, noi li idealizziamo fino al punto da non permettere a queste persone di essere umane, di avere difetti, di sbagliare, di avere un carattere, cioè noi non perdoniamo la peccabilità degli altri, i limiti, la miseria. Guardate che il Signore non agisce per mezzo nostro, ma agisce nonostante noi. Che certe volte, come dire, il nostro carattere, la nostra indole, le nostre cose non sono un aiuto, sono di ostacolo, ma nonostante questo il Signore agisce, non si lascia scoraggiare. Ma se noi non permettiamo a una persona di essere umana e cominciamo a guardarci tra di noi, non perdonando che chi ha responsabilità può sbagliare, questo è in entrambi i versi, eh? Chi dal basso guarda in alto, ma chi dall'alto anche guarda verso il basso, perché poi si creano delle solitudini e delle incomprensioni che nascono proprio da questo non guardarci più con umanità, dal idealizzare gli altri. Allora, noi dobbiamo permettere alle persone di essere umane e quindi di poter sbagliare, ma anche a chi sbaglia dobbiamo chiedere l'umiltà di saper chiedere perdono quando si accorge di aver sbagliato. Vedete, questo è valido sempre, in tutte le circostanze. La Chiesa è piena di questo atteggiamento in cui man mano che qualcuno esercita un servizio nei confronti degli altri, noi non gli perdoniamo più nulla. E allo stesso tempo una persona pensa di dover essere sempre colui che o colei che... Io credo che dobbiamo avere questa prospettiva. E certe volte il Signore permette anche che emergiamo nella nostra miseria, perché questo ci aiuta a rimettere i piedi per terra. Nell'ottica dell'amore, amare e perdonare sono un'unica cosa. Io posso dire di amare una persona, attenzione, quando la amo nella sua miseria, non quando la amo nel suo lato migliore, ma sono tutti bravi ad amare uno nel suo lato migliore. E amarlo in quello che purtroppo non ha, di cui è mancante. Se io mi sento voluto bene nella mia miseria, questo mi salva la vita. Se uno di me si prende soltanto le cose buone e le cose brutte me le lascia a me, guarda, io ti voglio bene anche nella tua ombra, ti voglio bene anche nei tuoi limiti. E come possiamo dimostrare a un altro che gli vogliamo bene nella sua miseria? Che lo perdoniamo. Che non facciamo diventare la sua miseria un ostacolo all'amore. Perdonatevi a vicenda, dice. Ecco, il perdono è proprio un'esperienza fondamentale dell'amore. Questo è l'esorcismo più grande contro il catarismo che a volte si estende per tutta la Chiesa. Ma torniamo all'Eucaristia. Ci troviamo sotto la croce e l'atteggiamento, l'osservazione che viene fatta dall'Evangelista Giovanni, ricordatevi che Giovanni è uno dei testimoni oculari di quell'evento, è quello di trovarsi davanti a un uomo sconfitto, ma quest'uomo sconfitto paradossalmente, anche quando non può dar nulla, da qualcosa. Il suo fianco squarciato sgorga sangue e acqua. Qui vorrei fare due riflessioni e dire cosa? Che rapporto noi abbiamo con i sacramenti? Uno dei problemi che noi viviamo nella Chiesa è che i sacramenti li abbiamo ridotti a riti, ad abitudini. Non riusciamo più ad avere lo sguardo vero sui sacramenti. Cioè, quando diventano
rito e abitudine, è come se noi togliessimo la forza rivoluzionaria che c'è nell'Eucarestia, ad esempio, o nel sacramento della riconciliazione. Il Papa nell'Evangelii Gaudium, quando parla dell'annuncio del Vangelo, uno si aspetterebbe, siamo nel 2000, una bella strategia di evangelizzazione, si fa così, in quest'altro modo. Il Papa indica la via della mistagogia. Che cos'è la mistagogia? È la spiegazione di ciò che capita nella liturgia, ad esempio. Questa cosa, quando una persona ha consapevolezza di quello che sta succedendo in una celebrazione, lo evangelizza. Ora, non soltanto nel nostro rapporto personale, noi dovremmo lasciarci evangelizzare dai sacramenti, ma io mi domando, le apostole del Sacro Cuore, quanto evangelizzano in maniera mistagogica? Non lo so, è una domanda. Cioè, quanto dovremmo o dovreste sentirvi responsabili di dire dobbiamo aiutare le persone, come ci insegna il Concilio Vaticano II, a vivere quella actuosa participatio, si chiama, e quella partecipazione attiva alla liturgia che può cambiare la vita delle persone quando una persona capisce quello che sta succedendo in quel momento. Se uno comprendesse quello che capita quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando noi ci comunichiamo, quando noi siamo davanti a Gesù Eucaristia, come ne potremmo fare a meno? Se uno sapesse realmente quello che succede, se lo ricordasse davvero quello che succede. Nella vita e nella rivelazione di tante figure straordinarie, di mistici, di maestri di vita spirituale, eccetera, la Chiesa ha sempre avuto dei riferimenti che non devono portarci a una forma di devozionismo. Quando il Sacro Cuore diventa devozionismo è un problema, capite? Perché? Perché riduciamo l'amore di Dio a un santino. L'amore di Dio invece è un'esperienza viva e vivente che può cambiare la vita delle persone. Ma in che modo noi introduciamo gli altri, ad esempio, alla vita sacramentale? Partiamo da questo presupposto. Il primo modo che i lontani hanno di fare esperienze dell'amore di Dio sono io, la mia vicinanza a Lui. La nostra vicinanza agli ultimi può far dire a queste persone il regno di Dio è qui. Ma noi non possiamo pensare di essere l'ultima istanza del regno di Dio. Tutti noi, care sorelle, siamo Giovanni Battista. Noi prepariamo la strada a un altro incontro, a un incontro reale che si realizza nei sacramenti. Non pensate che la vita sacramentale sia opzionale. Non pensate che basta dare semplicemente un conforto affettivo psicologico a una persona per dire che abbiamo adempiuto alla carità cristiana. Noi facciamo fare un'esperienza reale dell'amore di Cristo quando prepariamo un incontro reale alla vita sacramentale. Ma noi ne abbiamo consapevolezza? E sappiamo condurre le persone non a vivere, ripeto, un ritualismo, ma un'esperienza esistenziale rivoluzionaria. È una riflessione la mia ed è anche una provocazione, perché significa che se noi riscoprissimo il valore della riconciliazione, dell'Eucaristia, capiremmo anche come tutto questo vale più di 100.000 opere che noi possiamo fare nei confronti di una persona. Non è magia, è la grazia. Perché la differenza tra la magia e la grazia sta nel fatto che quando è la grazia di Dio inizia quando è finito il tuo possibile. La magia è quando tu vuoi che la grazia di Dio agisca al posto del tuo possibile. Quindi se una persona ha freddo e tu dici quella persona ha freddo, adesso mi metto davanti al tabernacolo e prego tanto per quella persona. No, sorella. Devi andare, uscire e dare la coperta a quella persona. Questo è il tuo possibile.
quando è finito il tuo possibile, non puoi dire è finita la mia carità. No, no, lì inizia la grazia, perché è finito il tuo possibile, ma sta iniziando qualcos'altro. Perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Che bella come espressione che dà il Signore. Cioè, chi siamo noi? Siamo quelli che attraverso i nostri gesti, le nostre parole, il nostro apostolato, le persone possono essere messe in grado di poter incontrare qualcun altro. A me piace tanto, vi ricordate questo doppio miracolo che è presente nel Vangelo? Io dico sempre che è un brano che non si può separare, perché è il brano in cui viene raccontata la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione della figlia di Gairo, no? Sono intrecciate le storie, perché Gairo lo chiama, va a casa di Gairo, mentre sta andando a casa di Gairo arriva l'emorroissa, quindi è tutto intrecciato tra di loro. L'emorroissa è da 12 anni che ha perdite di sangue, questa bambina ha 12 anni, insomma è una storia intrecciata. Qual è la cosa che ci colpisce? Questa donna, l'emorroissa, fa un ragionamento che è di una fede splendida. Dice: se soltanto riuscirò a toccare il lembo del mantello, sarò guarita. E succede esattamente così, che tocca il lembo del mantello di Gesù ed è guarita. Ma Gesù non si accontenta di darle quella guarigione, la vuole incontrare, la vuole guardare faccia a faccia, la cerca in mezzo alla folla finché non mette i suoi occhi negli occhi di questa donna, cioè finché quella grazia non è diventata un incontro personale. Ora, non sentitevi offese, non sentiamoci offesi, noi siamo solo il lembo del mantello, capite? E attraverso di noi le persone sì che fanno già un'esperienza della grazia di Dio, ma non basta, perché Gesù li vuole guardare negli occhi, vuole costruire con queste persone un rapporto personale. E chi sono io per dire: beh, basta che ti ho dato la grazia, avevi perdite di sangue, non ce le hai più, vai contento a casa. No, l'evangelizzazione è preparare le persone a un incontro personale con Cristo. Quando vi parlo della via sacramentale, non vi sto parlando di qualcosa che ha a che fare con, come devo dire, una sorta di idolatria, capite? Una sorta di paganesimo in cui, se fa la comunione allora, se si confessa allora. No, no, è proprio il desiderio di portare le persone a incontrare Gesù faccia a faccia. Il più grande regalo che la gente può farci è il complimento che i compaesani della Samaritana fanno a questa donna quando le dicono: non abbiamo più bisogno di te, perché adesso non crediamo più perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo visto e udito. Questo sta a significare che anche tutti i laici, le persone che ruotano attorno alle nostre opere, noi possiamo dire che abbiamo fatto un'opera che ha toccato i laici non quando abbiamo creato una dipendenza da noi, ma quando queste persone attraverso di noi hanno creato una loro indipendenza, cioè un loro rapporto reale con Cristo. Però guardate che a dirlo è bello, ma nessuno di noi vuole rinunciare a sentirsi rassicurato da centinaia di laici che seguono quello che noi gli diciamo. A dire alle persone: dovete camminare con le vostre gambe, che il senso più interessante di un'opera è quando a un certo punto l'opera dice: fin qui, adesso tocca a te. E se lo facciamo noi al posto tuo, noi non siamo delle persone che ti vogliono bene. Se una mamma o un papà ha un figlio che sta imparando a camminare, a un certo punto dice: ma no, non ti preoccupare, ti prendo in braccio io e ti porto io lì, non gli ha fatto un favore. Se continuiamo a dire alle persone: ma non ti preoccupare, prego io per te, no, tocca a te adesso, interpreto io il Vangelo per te, no, tu hai una coscienza, un cuore e hai la grazia dello Spirito Santo, anche tu devi far questo, faccio io la comunione per te, no, tocca a te adesso incontrare Gesù nell'Eucaristia. Però non basta dire alle persone: dovete far questo. Alle persone va detto tutto e va detta la verità. Sapete perché Teresa d'Avila è un dottore della Chiesa
e ha fatto del bene a tutto il mondo e a tutta la Chiesa, perché quando alle sue monache insegnava l'orazione mentale, lei per prima l'aveva fatta e quindi sapeva dire a quelle suore, alle sue consorelle, i rischi, le tentazioni, il deserto, l'aridità, l'ateismo che a un certo punto ti passa per la testa. Non è che da superiora del Carmelo diceva: ma che monache siete se non pregate? Dovete stare un'ora a fare orazione mentale. Ma noi non possiamo limitarci a dire alle persone: dovete fare la cosa giusta. Ma dobbiamo dirgli tutto quello che succede quando devi fare una cosa giusta. Perché? Perché ci siamo passati per primi noi. Voi siete convinte che mezz'ora di adorazione silenziosa davanti all'Eucaristia può cambiare la vita di una persona? Beh, se ne siete convinte, significa che ne avete fatto esperienza. E se ne avete fatto esperienza, sapete anche che non è facile stare in silenzio davanti all'Eucaristia. Ma se nessuno insegna alle persone che non è facile e che cosa succede in quella mezz'ora, sapete cosa diamo noi alla gente? Moralismi. Devi fare questa cosa. Allora, l'educazione è perdere tempo affinché la gente, dopo che ha ricevuto tutto il nostro possibile, possa sperimentare la grazia di Dio, che è un incontro personale con Lui. L'Eucaristia è il fulcro, perché lì noi ci abituiamo a capire Gesù, a stare con Gesù, a riconoscere Gesù. In questo senso, quando noi ci rivolgiamo agli ultimi, quando noi facciamo un'opera nei confronti dei lontani e dei poveri, lo facciamo perché siamo abituati a stare sotto la croce. E sappiamo anche che l'unico conforto che possiamo dare a un crocifisso è dire a lui: non sei solo. La mia presenza innanzitutto e poi la misteriosa presenza di Cristo lì. Purtroppo non ne abbiamo il tempo, no? Ma in questo capitolo 19 di Giovanni ci sono delle figure significative. Subito dopo c'è la figura di Giuseppe d'Arimatea. E subito prima c'è Simone di Cirene. Sapete qual è la tentazione che noi abbiamo quando leggiamo queste storie? È pensare che Gesù sta portando una croce e gli altri lo stanno aiutando. Non capiamo il contrario. Che quella croce e quella sofferenza è di Simone di Cirene e di Giuseppe d'Arimatea e che il grosso se l'è caricato Cristo sulle spalle. Dobbiamo capovolgere la scena, eh? Allora, aiutare le persone a poter rileggere la propria vita in questo modo, a sperimentare l'amore di Dio in questo modo. La dico male, ma voi la capirete nel verso giusto. Se la gente da noi sperimenta solo dei servizi, non serve. Deve poter incontrare qualcosa di più grande di noi. Io non conosco un'umiltà più grande di quella di Giovanni Battista. Guardate, Gesù dice a un certo punto nel Vangelo: quest'uomo non ha fatto nessun miracolo. Ed è vero, Giovanni Battista non ha compiuto nessun miracolo, ma tutto ciò che ha detto era vero. Sarebbe molto bello che la gente dicesse questo di noi: ho conosciuto questa suora, non ho visto che ha fatto miracoli, ma tutto quello che faceva era vero, tutto quello che diceva era vero. Giovanni di se stesso dirà: io devo diminuire e lui deve aumentare. Come facciamo ad accettare questo diminuire? E questo non solo come singoli nel nostro ministero, parlo anche come congregazione. E se in questo momento della storia della Chiesa, in cui voi vivete, il Signore vi sta chiedendo di diminuire, chi siamo noi per dire no? E ci sta chiedendo di diminuire perché deve aumentare Lui. Sta chiedendo il nostro fallimento per aumentare Lui. Chi siamo noi per dirgli di no? Ma dove troviamo la forza di vivere questo diminuire senza frustrarci? Sentendoci suoi. Se io mi sento in braccio a te, va bene anche che diminuisco. È una forza che nasce dalla relazione con Lui, eh? È tutto lì il segreto. Più siamo uniti a Lui, più noi siamo capaci di compiere la sua opera.
Bene, concluderemo questa nostra mattinata con la cosa più preziosa che abbiamo, che è l'Eucaristia. Anche nell'Eucaristia riceveremo ancora una volta la luce della parola, della liturgia del giorno. E anche lì, secondo me, ci sarà un'indicazione preziosa per questi giorni. Però, ecco, credo che queste tre tappe in questa mattina, le prime due che abbiamo appena fatto e la terza che compiremo durante l'Eucaristia, spero che possano aiutare a vivere con uno sguardo nuovo questi giorni e con una postura del cuore nuova. Sorelle, serenamente e con buon umore, perché voi non siete vostre, siete del Signore. Quest'opera non poggia su di voi, grazie a Dio, poggia sul Signore. E l'unica cosa che noi dobbiamo fare è assecondare quello che sta facendo il Signore, e recuperare questa serenità senza sentirci tutto su di noi in questo momento. Se noi sbagliamo adesso abbiamo sbagliato tutto, se noi calmi, cioè il Signore ci darà la grazia, vi darà la grazia di fare la cosa giusta, a patto che aprite il cuore, recuperate umiltà, vi mettete nell'ottica del Vangelo e diciate al Signore tutto quello che vuoi, tutto, perché la disponibilità a fare la volontà di Dio non è fino a un certo punto, tutto. Ecco, se siamo disposti a tutto, il Signore ci darà anche la grazia di far tutto. Sperimenterete lì i doni dello Spirito. Gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, comunione. Questo è il dono dello Spirito. Finché non sentite emergere con forza i doni dello Spirito, significa che ancora non è compiuto il discernimento. Quando sentirete forti i doni dello Spirito, ve ne accorgerete, perché sarà oggettivo, perché ve lo direte l'un l'altro. Sentirete pace e gioia in quello che state riflettendo, dicendo e scegliendo. È lo Spirito. Allora dite Amen. Assecondatelo. Non c'è altro criterio. Chiudo questa mia seconda riflessione, poi dirò un'ultima parola nella messa, dicendovi che non pensate che dalla buona riuscita della vostra vita dipende soltanto la vita del vostro istituto. San Paolo ci ha insegnato che noi siamo un unico corpo. Quando un membro soffre, dice, tutto il corpo soffre. E quando un membro è onorato, tutto il corpo ne è onorato. Dalla vostra santità dipende il destino di tutta la Chiesa. Dice, esagerato, mo tutta la Chiesa. Tutta. Tutta. Ce lo insegna San Paolo. È una responsabilità nei confronti di tutta la Chiesa. Quando uno dice, che contributo possiamo dare noi alla riforma della Chiesa? Eccoci. Se noi facciamo la nostra parte, abbiamo aiutato tutta la Chiesa, abbiamo aiutato il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i missionari, i poveri, tutti, perché abbiamo preso di nuovo sul serio la nostra vita, la nostra chiamata, la strada che il Signore ha scelto per noi. E poi, ecco, veramente un'ultimissima parola, il nostro carisma. Che cos'è il carisma? È una particolare manifestazione dello Spirito che ci corrisponde. Sapete, ognuno di noi ha un carisma, significa un feeling, dove lui dice, ecco, mi sento a mio agio, per far cosa? Per crescere in amore e in fede. Quando uno riprende in mano il carisma, si diventa perfetti nella fede e nell'amore, come diciamo nella messa. Perfetti nella fede e nell'amore. Il mio augurio è che possiate diventare, ecco, perfetti nella fede e nell'amore, perché vi siete ripresi in mano il fuoco del carisma che il Signore vi ha donato. Buona preghiera. Grazie. Allo Spirito.